Sì, fai pure con calma. Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio, siamo qua al Boé, sono Alex, appassionato pilota di parapendio tandem, qui con Davide e qui a fianco il mio collega Roberto con Stefano, il papà, e siamo qua a cogliere il vento più opportuno possibile dal davanti, vediamo le ruote che si sta muovendo, questo è l'unico che io cercherei di approfittarne perché finché abbiamo la componente di vento di cogliere questo. Ok. Allora Davide, mano destra, mano sinistra. Ok. Allora, vieni qua il dito che adesso ci lanciamo i due punti. Ok. Uno. Due, secondo paragrafo di emergenza. Io ti attacco adesso qua. La parte destra del tuo, secondo me. Ok. Secondo la telecamera. Punto, perfetto, adesso faccio la stessa cosa anche qui sulla sinistra. Sì. Ok. Sto qua? Sì, benissimo, uno. Secondo. E terzo. Perfetto. Ok. Benissimo. Cosa succede? Allora, nella partenza io ti dirò, Davide. Sì. Linea questa qua di partenza è così all'incirca. Così? E puntiamo in quella traiettoria. Ok, di là. Allora, cosa succede? Che queste due bretelle qua che tu vedi qua, sì, verranno su dietro il tuo gomito, tu non sarai ancora comodo nell'uscita. Sì, sì. Ma quando siamo fuori in aria, poi mi passi prima qua di tutto la telecamera, okay, destra, e poi vengo io a farti accompagnare qua dietro con le braccia per arrivare qua dietro e prenderti questo per aiutare a spingerti la tavoletta sotto il sedere. Okay. Ok. Questa qui. Esatto. Intanto adesso io prendo qua, vediamo se l'erba, se la sbuffatina arriva, prendo i guanti. Sì, sì, fai. Perfetto, la telecamera sta girando, intanto noi siamo qua. Corsa, correre, correre fino alla fine. Oddio. Voilà. Ok. Già stanno andando bene. Allora, questa è la traiettoria che noi faremo. Tieni qua Davide così. Vedi la rete adesso proprio in linea col paracadute. Sì. Sta arrivando adesso su. Di qua. Ecco, quella è la traiettoria. L'importante Davide è che dobbiamo cercare di progredire assieme fino alla fine finché ti senti sollevato dal palco. Ok, tu dimmi aumenta o stacca, okay, i piedi e ti tireva le ginocchia. Benissimo. Su. Allora, al mio tre andiamo, eh. Ok. Uno, due, tre. Con la vela. Perfetto, Davide, corri in velocità. Corri bene, corri. Corri, con velocità, senti correre. Perché se questo è più velocità. Corri, 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 corri. Grande inerzia, adesso entro qua in uno. Ok. Ok. Vengo a prendermi la telecamera. Qua sulla destra, tranquillamente. Ok, no, no, ce l'ho, sì, sì, molla pure. Molla pure, rientra, scivola dietro le due cartelle. Sia da una che dall'altra parte, con le braccia. Ok. Mi devo attaccare da qualche parte? Dietro qua. Qua? Sì, sia uno che l'altro braccio. Va bene. Ok, cerca di entrare dietro a calzarti il seggiolino bene sotto la, sotto il sedere. Ok. Ci sei? Va bene? Devi sentirti comodo, appoggiati anche bene di schiena, No, pensavo di darti. No, per... no, assolutamente, come uno schienale per. Ah, ok. Ok, andiamo via in velocità. Fantastico. Teniamo questa traiettoria, la più ideale per andare fuori, se abbiamo una componente di aria più corta. L'istrumento dietro sulla schiena inizia a darci un suono acustico. Okay. Io vedo già il mio collega sicuro che di là sta prendendo. Sì.
gambe incrociate, c'è una posizione compatta, l'energia dal basso che ci sta dando queste energie e poi proseguiamo in questa traiettoria. Così, ora, proviamo a girare e gireremo assieme a destra, tu fai nient'altro che accavallare la gamba sinistra sul ginocchio destro e gireremo assieme spostando anche il peso sulla tavoletta, tutto sulla spalla destra, adesso andiamo avanti così. Cioè il peso? Sì, esatto. Okay. Però se sempre si curva piano, no? Sì, okay. Sì, tranquillamente. Allora vedi che siamo dietro, sono qui davanti con la manica che sta soffiando dietro la telecamera, viene su verso di noi il vento. Dando energia in questo momento, ok? Perfetto, adesso andiamo fuori a prenderla meglio, ok? Piccolissime alzature che arrivano. Andiamo adesso a girare sulla destra, gamba sinistra sul ginocchio destro, tutto il peso sulla destra, perfetto Davide. Adesso okay. Cerchiamo questa termica 360 gradi. Ok, siamo caduti fuori, ma la ripigliamo. No, rimaniamo sulla destra, perché sta dando energia, rimaniamo qui e curvarci ancora, perché è un'energia che sale abbastanza. Ragazzi, scenario a mozzafiato, volo serale dal Boea, uscire verso località Corvara, e ora dirigiamo la curva da località Corvara. Ci porta su vicino alla parete qua del altipiano dei Camossi, luce stupenda. Yes. Eccoci qua, stiamo salendo e cerchiamo di tenere sempre questa girata qui, vedi che adesso sta dando esito, che ci porta sempre così, no? Sì, ok, proviamo adesso a girarla a sinistra, via a sinistra, gamba destra sul ginocchio sinistro, usciamo. Vedete che la termica quando sale, cosa succede? Ha una rotazione, se noi la azzecchiamo subito, mi senti come fa la termica? Andiamo a girarla a destra, vai, tutta a destra, vediamo stavolta com'è, l'energia è buona, la chiudiamo completamente sulla destra, vai. Ok, magnifico, fantastico, vamos, questa è la nostra bella girata che abbiamo fatto, la chiudiamo ancora sulla destra, sì, perché qua sta dando ancora il suono, magnifico, voilà. Ok. Ma tu partendo dal Bueno? Sì. Da solo, così con le tue competenze, cioè... Sì. Se hai le giuste correnti riesci ad arrivare anche di là in Val Gardena. Beh, anche più lontano. Anche più lontano. Hai mai provato? Io, noi abbiamo fatto la gita tanti anni fa, dalla Slovenia sono venuto su qui fin qua. 7 ore in volo. Madonna. Da piogge, sole, attesa, sempre 7 ore in volo. Devo destra? Dire. Sì, a destra, perfetto. Sì, sono state bellissime esperienze, devo dire. Magnifico. Chiaramente questa ti aiuta a salire molto molto meglio. Proviamo a invertire il giro, via a sinistra, vai. Vediamo se a sinistra riusciamo
inverno? No, no, sempre no. Estate? Questo periodo. Ah, ok. Poi dipende, chiaro, se trovi nella giornata che c'hai brutto tempo, non è proprio il massimo. Siamo qui adesso alla ricerca, vedo un attimo. Entrati in quella scia e alle volte se il sole
quanto coincide perfettamente, riesce a intrattenerti dentro, ecco, e adesso il suono ha cessato. Perché alle volte ci si guarda in giro, ma ok, bene, dai Davide, bella. Siamo riusciti ad andare via bene, ok, e emozioni qui in Alta Badia, e sempre ricordatevi di venire qua perché si vola veramente bene. Ciao, consiglio. Ciao.